Dio, cari, in cielo c'è un trono dove il re dei re è seduto, dove il re dei re vede ogni movimento degli uomini, sia il bene che il male. Il Signore vede ogni opera umana, vede ogni cosa che noi facciamo, che noi pensiamo. Dio vede ogni cosa, nulla è nascosto agli occhi di Dio. In cielo, nei cieli eterni, c'è un trono di gloria dove il re dei re siede, e nei cieli c'è anche una città chiamata la Nuova Gerusalemme. Perciò, uomini e donne di Foligno, vi vogliamo incoraggiare ad alzare gli occhi verso il cielo. Non guardate solo alle cose terrene, non desiderate soltanto le cose terrene, non amate le cose terrene, non amare il denaro, non amare i desideri terreni, non vivere per i desideri carnali, perché tutto passerà. Guardiamo verso l'alto, dove Gesù Cristo, alleluia, è seduto nel suo trono di gloria. C'è un trono, alleluia, nei cieli. C'è una città nei cieli, la Nuova Gerusalemme. C'è una città nei cieli, la Nuova Gerusalemme. È quella città gloriosa, è quella città splendente. Non rimanere incollato alle cose terrene, non vivere per le cose terrene, perché tutto passerà. Non vivere per il peccato, non vivere per saziare la tua carne e la tua concupiscenza, le tue passioni terrene. Non vivere nel peccato, non vivere seguendo i desideri della carne, non vivere nell'adulterio, non vivere nell'immoralità, non vivere nell'incredulità. Ma alza i tuoi occhi, gli occhi dell'anima, gli occhi della fede, e contempla la gloria del risorto, la maestà di Cristo risorto, perché c'è un trono nei cieli, come abbiamo letto nel libro dell'Apocalisse. C'è un trono sopra il quale siede il re dei re e il signore dei signori. Credi questo, vivi in armonia con questa verità che la Bibbia ci insegna. Non essere un uomo carnale, non essere una donna carnale, non vivere nelle passioni terrene, nelle passioni ingannatrici, nei desideri peccaminosi, corrotti di questa vita passeggera, ma elevati, elevati per mezzo della fede verso il cielo, dove c'è il vero aiuto, dove c'è la vera speranza, dove c'è la salvezza che Gesù Cristo ha conquistato per noi sulla croce. Sulla croce, alleluia, il re dei re morì per noi. Gesù Cristo morì per noi, il figlio di Dio morì per noi, l'agnello di Dio morì per noi, ma il terzo giorno egli risuscitò, e lui ora siede nel trono maestoso che è nei cieli. È un giorno quel grande re, quel grande Dio, quel grande Signore, Gesù Cristo, un giorno scenderà di nuovo sulla terra e verrà a giudicare l'umanità, e tutti gli esseri umani si dovranno presentare al cospetto, davanti al cospetto.